all'università. Francesco Vedrosa, dirigente scolastico del CPA1 di Roma. La mia domanda è semplice. Cosa farà USR per la Basilicata? Però vorrei arrivarci spiegando perché, questa domanda. Lo farò in maniera molto sintetica. Sempre promesso. Salto tutto quello, avevo preso un sacco di appunti, però ho capito che non è il caso. E mi limito a sole due osservazioni. Una parte d'esplens e una parte scostens. La parte d'esplens è la mera constatazione dell'immaturità della scuola italiana a recepire l'importanza di prepararsi a governare e a spiegare ai ragazzi l'intelligenza artificiale. Avrei tantissime cose da dire, ma lo faccio perché ho capito che non è il caso. La parte consequence, brevissima, è che io ritengo che sia il caso di definire una visione strategica comune, pragmatica e consapevole, unire le sperimentazioni isolate, che ce ne sono tante in Italia, e mettere le origini al sistema. E questo seminario potrebbe essere un importantissimo punto di partenza. Quindi la chiamata all'azione per l'USR per la Basilicata, che ne ha le competenze amministrative e professionali, lo vediamo oggi. Promuovere l'innovazione. Grazie. Grazie.